È stato un evento epico condurre il Terminator qui, invece che nel suo passato sulla Terra. Ma si è ambientato in fretta. Ha capito che uccidere Kronika e rubare la Clessidra sarebbe stato il metodo più semplice per portare a termine la sua missione. Sterminare l'umanità e spianare la strada al dominio delle macchine. In realtà, la Clessidra si è rivelata un'arma tutt'altro che infallibile. Per quanto il Terminator si ostinasse a riavviare il tempo, l'esito della guerra tra umani e macchine era sempre lo stesso. La distruzione reciproca. Quella guerra era un gioco a perdere. L'unico modo per vincere la partita era non disputarla. Così il Terminator ha usato la Clessidra per creare un futuro in cui macchine e umani sono alleati, invece che nemici. Per preservare questo futuro, tuttavia, l'esistenza della Clessidra doveva restare un segreto. Le informazioni archiviate nella memoria del Terminator rappresentavano un pericolo. Dovevano essere distrutte. Per farlo, il Terminator si è gettato negli abissi senza fondo del mare di sangue. Nessuno l'avrebbe mai trovato, né svelato i segreti della Clessidra. Se ora potesse parlare, direbbe che quella era l'unica scelta logica. Per me, si è comportato davvero eroe.